Thank you.
bene. Allora io sto preparando dei video che usciranno tra pochi minuti. Dove parlo di scale. Sono argomenti di solito che potrebbero sembrare noiosi o inutili per chi non è del settore. Scale modali, scale pentatoniche, scale di qua, scale di là. In realtà cerco di metterle in un contesto di non solo semplicità, ma di efficacia. Di modo che chiunque vuole approcciarsi, fare qualcosa con un qualsiasi strumento, che non può essere, che non deve essere obbligatoriamente la chitarra, può essere qualsiasi altro strumento, perché rientra, è come avere in mano degli strumenti di lavoro che poi insomma uno ci fa quello che vuole. Può lavorare il legno o la creta o qualsiasi altra cosa, perché l'oggetto da formare cambia materiale, ma poi ognuno ha in testa una sua creazione. Questo percorso di semplificazione, o meglio, di utilizzo pratico di strumenti di lavoro, l'inserisco dentro un concetto di scuola creativa. Questa cosa va nel tempo sempre più, oltre che consolidandosi, chiarendosi, no? Guarda caso, qui ne sono un caso, ve lo dico, magari non ci credete, ma sono un caso, c'ho proprio un bigliettino da visita. Fatti anche di nuovi. E no, è un caso perché lo uso come ferma, come segnalibro. E questa cosa sta riscuotendo molto interesse, soprattutto nell'ultimo periodo. In cosa consiste? Così sfrutto questo live per spiegarlo. Io non faccio lezioni, faccio degli incontri. E l'incontro presuppone un'apertura e un confronto, cioè nel senso io ho da raccontarti qual è il mio dubbio e io cerco di, attraverso l'esperienza che posso avere nella vita, come chiunque ha, di confrontarmi con il tuo dubbio e cercare di risolverlo. Specificatamente si parla di chitarra, di pianoforte, di canto, ma si potrebbe anche parlare di violino o di teatro, anche se non so suonare il violino, perché comunque l'impatto creativo nei confronti del violino è lo stesso che si può avere nei confronti di un quadro, di un disegno da fare. E io ti aiuto a trovare la strada per risolvere il tuo problema. Ora, chiaramente, siccome il problema che mi viene posto è un problema che io non conosco prima e che magari non mi ero neanche mai posto, diventa un'occasione per capirlo anche per me. Ora, è evidente che questo no, questa non è una lezione, è uno scambio. E quindi non è gratis, perché il termine gratis presuppone. Ora è gratis, ma domani no. Ora è gratis, però in qualche maniera ti devi sdebitare. È come se si dicesse: ti offro la mia amicizia gratis. No? C'è qualcosa che non funziona, no? In che senso? Perché offri anche la tua amicizia a pagamento? È scontato che sia così. Quindi è meglio dire: non costa niente. Non prendo niente. Perché? Perché è normale così. È scontato. Il termine gratis presuppone un indebitamento da parte dell'altra persona che in qualche maniera dovrà sdebitarsi.
E questo non può essere. Quindi non sono lezioni gratis perché non sono lezioni, ma sono incontri e non si paga un incontro. Altro che non sia un incontro appunto, equivoco, insomma, no? Allora c'è uno scambio, questo scambio chiaramente deve avere a che fare con il tempo che io ho a disposizione, con il tempo che l'altra persona ha a disposizione. Ci si può incontrare con più persone, perché magari ci sono delle problematiche comuni, o perché magari è bello scambiarsi delle idee. E tornando a quello che dicevo prima, al video delle scale pentatoniche, eccetera, tutto il resto delle scale che metterò, cose che possono sembrare difficili o noiose, in realtà sono strumenti di lavoro, come dire che un certo strumento si chiama lima o raspa e dargli il suo nome. Sono le scale pentatoniche, sono una successione di note che possono essere usate per ottenere un certo risultato di tipo creativo. Se messe in mano a una persona capace, come una lima, magari la persona capace, che ha una grande creatività, ci farà qualcosa di bello. Se chiaramente vengono messe in mano una persona che non ha questo elemento creativo e questa forza creativa, magari sarà capacissimo a tenerla in mano, a fare qualcosa di schematico, però non ne verrà fuori qualcosa di buono. È chiaro il termine scuola creativa, scuola è un controsenso, no? È una provocazione. Ti insegno a fare da te, è un ossimoro, ti insegno ad essere autodidatta, controsenso. Però le cose partono anche da delle provocazioni, no? Scuola creativa è una provocazione. Si parte da un concetto che ogni persona ha un elemento medio-alto di creatività, se è una persona sana. E magari si può anche stabilire che se uno non ha un elemento creativo forte è perché appunto si trova in un momento difficile della sua vita. Certamente una persona che ha problematiche di vario genere, di depressione, ha un momento creativo che è molto basso, lo supera e l'elemento creativo sale. A quel punto io ho bisogno soltanto di avere dei mezzi e di solito i mezzi meno sono, più si riesce a fare. Si riesce più a fare un bel quadro con un bianco e nero che non se si mette di fronte un'infinità di colori, no? Poi piano pianino si aggiungono, però si può fare tanto con poco. Con niente no, ma con poco sì. Ecco, quindi io ora metto questi video, ma proprio tra pochi minuti. E poi sono aperto e disponibile a questi incontri. A questo punto, già come punto di partenza c'è la tua volontà. Se non c'è la volontà questo punto d'incontro, non può esserci poi la volontà dopo di fare un altro passo, no? Quindi il punto di partenza è: tu vuoi fare questa cosa, no? No, bene, allora non inizia, giusto? Perché questa può sembrare una cosa, vero, scontato, inutile, ma in realtà molte persone fanno cose che non gli interessano. Ma perché le fanno tutti? Perché comunque vanno fatte, perché non ci può essere un figlio che non fa uno sport, che non va a danza, se è una bambina, se non fa calcio, se è un maschio. Poi vai a interrogare questi bambini, questi ragazzi, non sono veramente interessati. Quindi il punto di partenza è l'interesse. L'interesse c'è e la scuola creativa ne possiamo parlare.
Bene. Ciao, grazie. Ci risentiamo.